Ci saranno anche delle domande che andranno proprio a scavare nel mio profondo. Le mie bellissime calzettine. Quando hai iniziato YouTube, come ti sei sentita? Quanti fidanzati hai avuto? Allora, hai i piedi lunghi. Ok. Ti hanno mai tradita e tu ci sei rimasta così male da piangere per molto? Sai gonfiare la pancia. Hanno mai picchiato qualcuno che ti infastidiva? È stato magnifico! Da lì la mia vita è cambiata molto perché... Questo è il mio sogno. Ragazzi e ragazze del mondo, benvenuti in questo nuovo video. Raga, wow, top. È la terza volta che registro questo video. Già, ok. Chi mi segue su Instagram già lo sa, l'ho già detto, ci sono stati un po' di problemi in questa settimana, ma teoricamente è tutto risolto. Sto tornando molto 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 più attiva. È stato difficile per me non poter fare video, non editare, però finalmente sono qui, sono tornata. Sono molto contenta di ciò veramente. E sto per registrare nuovamente il video in cui rispondo alle vostre domande che mi avete posto in live su TikTok. Se ancora non mi seguite su TikTok, vi lascio qui sopra il mio account e qui sotto il link. Dovrò selezionare delle domande, ok? Naturalmente se questo format di video vi piace lasciate un bel like, spollicciate in su, scrivetemelo nei commenti e condividetelo con i vostri amici. Ci saranno anche delle domande che andranno proprio a scavare nel mio profondo. Nice. Quindi iniziamo subito. Allora, la prima domanda molto tranquilla per iniziare è di Gianni Leopardo Zero, che mi chiede: ciao bellissima, come stai? Allora, in questo momento bene. Come dicevo appunto, è stata una settimana un po' così. Mi hanno frastornata un po', ma ora tutto ok. Grazie. Samuele Gandolfi mi chiede: ti piace sciare? Sì, perché? Allora, non posso dire sì né no, perché non ho mai sciato nella mia vita, nonostante io abiti vicinissimo alle montagne, non ho mai sciato. Giorgia S1 mi chiede: che scuola frequenti? Allora, io ho terminato gli studi nel 2018 e ho studiato turismo. Ci sono un po' di idee, però attualmente non sto frequentando nulla. Patrizia Angela 02642 mi chiede: ma hai fatto operazione su... occhi o no? Sono belle, no? Grazie, ma no, non ho fatto mai nessuna operazione agli occhi. Non penso di farne, sinceramente. 69 Mia mi chiede: di che anno sei? Sono nata il 30 luglio 1999. Sono un leoncino. Yeah. Gianluca, non so come si dica, mi chiede: prima di tutto, ciao. Ciao. Quanti fidanzati hai avuto? Allora, fidanzati ufficiali. Due, Francisco e il mio ex. Fidanzati ufficiali, due. Flavius mi chiede: che cos'è che non puoi vedere nello stile di un ragazzo? Oh mamma, aiuto raga. Allora, cosa non posso vedere? Sono le ciabatte, i ragazzi che vanno in giro in ciabatte. No. Per me è no. Ancora peggio le ragazze. Sono gusti raga, sono gusti. Ma io, i ragazzi che vanno in giro in ciabatte, No, ragazzi, no, ok, no. La maglia della sagra di paese o quello che è. Com'è la manifestazione? Piccola, però è caratteristica. Utilizzata per andare in giro. In casa ci sta, cioè raga, scialla, nel senso anche io mi vesto in pigiama e sto con maglia a caso in casa. Però in giro non mi piace, raga. In giro proprio non mi piace. E i cappellini con la visiera sul retro. Attualmente non mi piace per niente. Magari cambierò idea in futuro su queste cose, no? Cambierò la mia opinione, ma in questo periodo, raga, no. Non si possono vedere. Gatto 30 mi chiede: quante lingue parli? Allora, vabbè, naturalmente l'italiano che è la mia lingua madre. Gelato? Parlo lo spagnolo, devo dire
bene, perché comunque è sempre stata la mia lingua preferita in assoluto. E poi spesso parlo in spagnolo con Francisco, appunto, che è argentino, e quindi diciamo lo tengo allenata come lingua, mi piace un sacco. Poi inglese, e ho studiato tedesco, e diciamo un'infarinatura, ok, ecco. E poi avevo studiato francese, l'ho rispolverato un po' per andare a Parigi a febbraio, però ecco. E la mia vita, sono qua, faccio io come cattai. L'ha detto! Allora, vediamo. Fiorello Zero mi chiede se in ciabatte o con le scarpe. In realtà, raga, nessuna delle due in questo momento. Come potete vedere, ho le mie bellissime calzettine nere e basta. Sto indossando semplicemente quelle. Sempre Fiorello mi chiede, hai tatuaggi? Sì, è un leone. E ce l'ho appunto sulla caviglia sinistra. Andiamo avanti, che forse è meglio. Hai tatuaggi sui piedi? Ecco. Sulla caviglia, come ho appena detto. Alessandro Magno 8. Mi chiede, sei fidanzata? Sì. Di Preta Gab sempre mi chiede, comunque hai l'espressione giusta, sei da social TV. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Sono molto contenta di questo, grazie. Allora, Roberto Di Michel, credo si lega così. Hai qualche animale domestico? Sì, ho un animale domestico ed è Kabuki, il mio coniglietto, che ha 8 mesi. È il mio cucciolino. Kurt Insane. Hai i piedi lunghi. Ok. Omar Linetti Zero mi chiede, ti piace di più il mare o la montagna? Il mare, raga, milioni e milioni di volte di più il mare. Metti un sacco di buon umore. Mi rilassa, proprio il mio habitat naturale, vorrei starci lì per tutta la vita, quindi mare. Quando i ragazzi ci provano con te, cosa gli rispondi? Oddio! Allora, se questi ragazzi non sanno che io sia fidanzata, quindi molto educatamente iniziano a parlarmi, comunque io percepisco realmente ci stanno provando con me, molto tranquillamente glielo dico. Non che da qui non possa nascere un'amicizia, però appunto metto subito le cose in chiaro. Se invece è una persona che in modo viscido ci sta provando, a parte che non gli rispondo neanche, tiro dall'altra e vomito, ok? Perché le cose viscide veramente, raga, ciao, stai a casa tua. Non vi preoccupate. Stai a casa! Io credo nell'amicizia tra uomo e donna. Non bisogna superare una determinata soglia, assolutamente. Però se si parla tranquillamente, non ce ne sono di problemi. Quale sarebbe il tuo sogno? Me lo chiede Only MI. Allora, il mio sogno è quello di diventare una vera e propria YouTuber a tutti gli effetti, lavorare con i social, principalmente con YouTube. Questo è il mio sogno. Mi piacerebbe un sacco essere anche un'attrice, questo è un altro mio sogno. Diciamo che ho varie ambizioni, ok? Se io dovessi stare qui a elencarle tutte in questo momento, mi piacerebbe un sacco saper truccare davvero bene. Mi piacerebbe sapere tante cose. Pian piano nella mia vita cercherò di portare a termine tutto questo, ok? La cosa principale però, che mi sento di dire, è YouTube, quindi lavorare con i social. Lo Smilzo 1 mi chiede, sai gonfiare la faccia? Raga, so gonfiare la pancia, ma non ce n'è bisogno perché è già gonfia di suo. Vabbè, allora. Massimo Cedroni mi chiede, ti hanno mai tradita e tu ci sei rimasta così male da piangere per molto? Non dire parolacce, non chiamo la polizia! No, che io sappia, no, a parte gli scherzi. Su Francesco mi ci butto proprio sul fuoco, che non l'abbia mai fatto. Spero che neanche la persona di prima lo abbia fatto. Che io sappia, no. Quindi mi sento di dire di no. User 42872381622. Ciao, quello lì. Allora, mi ha chiesto, i tuoi amici o fidanzato hanno mai picchiato qualcuno che ti infastidiva? No. No, raga, fortunatamente non ho mai avuto questi problemi e non ho neanche al mio fianco persone che fanno a botte, che usano, che alzano le mani, quindi no, fortunatamente. Loris Tosti, ma che occhi hai?
Grazie! Grazie mille. Massimo Cedroni sempre mi chiede: come ti ha cambiata la tua adolescenza? Mi piacciono un sacco queste domande. Allora, la mia adolescenza mi ha cambiata molto, 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 molto. Non ce la faccio, troppi ricordi. Non ce la faccio. Quando iniziai la seconda superiore, devo dire che la mia vita cambiò tantissimo. Alle medie e anche in prima superiore ero una persona davvero davvero molto timida, che non aveva un suo carattere, non sapevo ancora chi fosse Chiara De Alberti essenzialmente, non aveva una sua identità, non si faceva riconoscere per quello che fosse. Nacque tutto appunto in seconda superiore. Da lì ho iniziato ad avere un mio carattere, una mia persona, sono cambiata molto esteticamente, mi sono andata da fare per piacermi sempre di più. Naturalmente tutti abbiamo dei difetti, tutti abbiamo dei difetti estetici o comunque comportamentali, però dobbiamo cercare sempre di valorizzarci al meglio, questo è quello che credo io. E da lì la mia vita è cambiata molto, la gente mi apprezzava o no per il mio essere, la mia persona, e sono molto cambiata, sono molto felice della persona che sono. Sono sicuramente gli aspetti che vorrei modificare. Ho iniziato a capire appunto dalla seconda superiore chi fosse Chiara De Alberti. Top! Qua Massimo Cedroni mi chiede: quando hai iniziato YouTube, come ti sei sentita? Allora raga, inutile dire che sia stato uno dei giorni più importanti della mia vita. Io lo reputo il mio secondo compleanno. Tutti i giorni mi sento rinata. È stato un ulteriore step della mia vita che mi ha fatto cambiare tantissimo, mi ha cambiata tantissimo e davvero mi ha fatto sentire come mai prima, davvero. Non mi dimenticherò mai il primo aprile 2020, è stato troppo importante per me, ero super felice, stavo veramente capendo, il mio sogno stava prendendo su forma, ok? È stato veramente un giorno pieno di emozioni. Sono messa nel mio salotto, sono andata su YouTube e ho visto il mio video caricato e sapevo che in quel momento un sacco di persone lo stavano guardando. Riuscivo a crederci, nel senso, era una cosa troppo grande per me che si stava finalmente realizzando. Forse per tante persone può sembrare una sciocchezza, ma quando hai un sogno e ti rendi conto che lo stai coronando, aggiungendo un mattone alla volta, il primo mattone, il primo video, era il più importante, nonostante fosse un video molto frivolo. Raga, per me è stato un momento troppo importante, davvero. Ogni 20.000 profili su TikTok ce n'è uno interessante, il tuo, ti seguo. Grazie, grazie mille, grazie mille. Giorgia S1 mi chiede: preferisci il dolce o il salato? Allora, io sono una gran mangiona. Per chi non mi conoscesse, io mangio un sacco. Ok, chi mi segue su Instagram vede sempre tutto quello che mangio a qualsiasi ora della giornata. Io mangio sempre un sacco, io amo il cibo, soprattutto l'Italia, ragazzi, potete dire quello che volete, ma io sono innamorata del cibo italiano. Io amo il cibo italiano ed è il mio preferito, non so cosa dire, veramente. Però, ecco, tra il dolce e il salato, wow, quasi quasi preferisco il dolce. Per una piccola percentuale in più preferisco il dolce. Massimo Cedroni chiede: quando andavi ancora a scuola, qual era la tua materia preferita se ne avevi una? Ecco, appunto, come ho detto anche prima, spagnolo era la mia materia preferita in assoluto. Stefania TikTok 09 mi chiede: hai fratelli o sorelle? No, purtroppo, per fortuna, sono figlia unica. Attualmente dico per fortuna. Quando ero piccola assolutamente volevo un fratellino o una sorellina con cui giocare, e in futuro sono sicura che vorrò una sorella o un fratello, un po' anche adesso. Qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito attualmente è il rosso. Ti sei mai tinta i capelli di un colore stranissimo? Allora, non mi sono mai tinta i capelli. Ho cambiato il colore, ma semplicemente con uno shampoo colorato, quindi un colore temporaneo che andava via dopo qualche lavaggio, e ho pure fatto il video a riguardo, quindi ve lo lascio qui sopra. E il colore era viola, color prugna. È sempre stato un mio sogno, sapete che mi piacevano un sacco quei capelli, veramente un sacco. Quindi forse devo farci un pensierino, Bene ragazzi, questo video spero per voi che non duri chissà quanto. Cercherò di tagliare un po' di parti in cui ho fatto lasciatemi pensare. E niente,
Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un bel like, fatemi sapere se avete altre domande, seguitemi su tutti i social, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, Iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. Un bacio, alla prossima, ciao! Un bacione!